Buonasera, eccoci in studio nel giorno della festa del Teramo Calcio. Quelle erano alcune delle immagini, ringrazio Giancarlo Rapagnà. Abbiamo chiuso proprio con Leo Rastelli, un uomo simbolo di questo Teramo, e in studio l'avete già visto, diciamo l'avete intravisto durante questa clip, il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera. Innanzitutto complimenti. Grazie. Bella quella festa, tante famiglie, tanta gente, tanti giovani, un entusiasmo contagioso. Dovrà essere il futuro del Teramo questo, perché il calcio lo dobbiamo portare a questi livelli di amicizia, di serenità e che sia un calcio inglese. Quindi il nostro bellissimo stadio spero che potrà diventare un prototipo di un calcio inglese che vanno tutte le famiglie e che tutte le domeniche sia un'ora e mezza di sport, di stare tutti insieme e di ricreare quei bei rapporti che forse una volta c'erano più di oggi. E il prossimo anno porteremo allo stadio anche la nostra Jessica. Buonasera Sì, Jessica. buonasera a tutti, Non ti ho buonasera. salutato prima perché abbiamo stravolto, no? Un po' la scaletta. Nella sera della Bene, è festa si parlerà giusto. principalmente del Teramo, vi faremo vedere anche i servizi comunque vecchietti dell'Aquila, qualcosa di serie D, ma soprattutto potrete scriverci, potrete interagire con noi, con il presidente Campitelli e con gli altri ospiti al solito Solito numero. numero 340 1180 370. Mi dicono dalla regia che già stanno arrivando tanti Sì. messaggi, noi avevamo annunciato la presenza del presidente, il presidente in mezzo. Presidente al centro, Insieme a chi? accompagnato da due ospiti di eccezione per questa giornata di festa, dal dirigente sportivo Aldo Fattore e dall'allenatore Diego Di Felice Antonio. Buonasera. Benvenuti. Possiamo dire Aldo che conosce È il un presidente amico. Campitelli Ci conosciamo da da anni, no? tantissimi anni, sì. Quando l'ho invitato mi ha detto: mi inviti proprio il giorno della festa, ma facciamo qualche scongiuro, qualcosa. Oh, il Teramo Ma 2 mesi fa aveva vinto il aveva già campionato. vinto, Io sono benissimo. felicissimo di stare vicino a lui perché ho avuto la fortuna di parlare il giorno che ha preso la squadra in promozione. Ah, E ecco, mi vedi. disse, lui forse non si ricorda, avevano fatto la presentazione tutti in divisa, gli dissi che si era preso un bel... Cioè, Una ma io, bella gatta da parare. e mi disse io voglio vincere, Beh, c'è quindi... riuscito alla grande. E infatti dico che il merito principale, adesso gli allenatori, è di Luciano Campitelli. Perché Luciano Campitelli? Luciano Campitelli ha scelto sempre gli allenatori vincenti. L'hai detto anche in un'altra puntata, è vero Sempre. questo? Cappellacci sta vincendo a Cosenza, Vivarini, Cifal, cioè ha preso sempre allenatori vincenti, quindi è lui che li sceglie. E quindi bisogna, come si dice, chapeau, Chapeau, ha assolutamente. dimostrato di essere bravo. Sapevo che era bravo nel suo lavoro, nel calcio, dato che un po' è vulcanico, no? Però devo dire che a Teramo, dopo Romy Malavolta, ha trovato un grande Allora, presidente. possiamo dire una chicca, no? Poi sentiremo anche Diego. Intanto ringrazio la regia, tutto lo staff, Pietro, Giancarlo, Sergio, Andrea De Loiso, Francesco Gradato, Paolo Marinucci, tutti coloro che stanno collaborando, Simone Dosani a questa diretta. Il presidente è arrivato, gli abbiamo fatto i complimenti. Che cosa ci ha detto? La prima cosa, io però oggi Non sono felice perché volevo la vittoria a tutti i costi. voleva vincere a tutti i costi, quindi Sì, questo. per dare insomma a tutti quei tifosi anche la bella soddisfazione di vincerla questa partita. Però la Perché gente alla fine ha sì, esultato come se avesse vinto la partita. sicuro, sicuro. E quello è l'aspetto più bello. Diego, per te che sei teramano, insomma da tanti anni sei stato nel Teramo, segui il Teramo, è un momento di soddisfazione anche perché tra poco vi faremo vedere anche delle immagini che ha realizzato il nostro direttore Roberto Almonti in Piazza Martiri. Quello ci mancava un po', non solo lo stadio, ma il ritorno nella piazza centrale della città. Si è sempre festeggiato ancora piazza negli anni passati, 20 anni fa, le promozioni che sono state prima. Niente, per quanto riguarda questa promozione, sono contento per la città, ma sono contento per il presidente, perché veramente io ho la sensazione, magari qualche volta diamo dei giudizi, però sempre, io penso che li siamo sempre tutti vicini, giudizi di calcio, senza cattiveria. E lui se lo merita perché secondo me ha subito pure qualcosa durante questi 4-5 anni, però ci stanno, il calcio ci stanno queste piccole critiche, piccole cose, però poi fondamentalmente penso che nessuno ha voluto, quando magari la società ci ha contestato in qualcosa, nessuno ha mai voluto il male del Teramo. Noi dobbiamo ringraziarlo perché grazie a lui, perché si può Se dire che è qualcuno ha dimenticato l'unico. il Teramo, il prossimo anno giocherà in Lega Pro, ci saranno Certo. solo 3 gironi, Con grandi ci piazze, sarà il grandi Teramo, squadre. io posso dire, mi auguro non ci sia l'Aquila perché magari è stato promosso addirittura, ma insomma non sarà così e mi auguro ci possa essere il Chieti per tutto questo derby, Teramo, Sicuro. l'Aquila, Chieti, Ancona. Ci
ce le mettiamo tutte, no? Queste Foggia. Squadre. Poi Foggia. Bisogna... Una grande, un gran campionato. Sarà un gran campionato. Presidente già sta pensando al prossimo anno, già si immagina i gironi. Poi bisogna dire che è un presidente che c'è un record, perché non esiste una storia del calcio della Marina di 100 anni, un presidente che ha vinto 4 campionati, insomma. Questo è un record e io mi auguro che venga ancora arricchito questo record. Perché come fatto questo lui, record no, ma lui... è un po' difficile però. Beh, credo che... Non sono di ferro le sedie, quindi non si può toccare ferro. Però. No, io penso una cosa, cioè per me quello che ho fatto, che abbiamo fatto, un po' tutta la società, io, mio cugino e tutti i collaboratori che abbiamo avuto in tutti questi anni, sicuramente noi siamo gente che... di quello che si è fatto ci si scorda, noi dobbiamo pensare a cercarci di organizzare sempre per il meglio, con la speranza di sbagliare il meno possibile, e credo che in questi anni sia anche una sicurezza per il nuovo futuro, perché noi tanti piccoli errori e comincia a capirci un attimino di più, perché oggi qualsiasi presidente che oggi, diciamo Toir dell'Inter, sì. Ma io penso che lui prima di vincere dovrà passare tanti ne anni. E passerà di tempo. Perché? Perché dalla sera alla mattina prendere l'Inter e entrare in quel meccanismo non è una cosa facile. Noi siamo cresciuti ogni anno e abbiamo fatto esperienza ogni anno, quindi il prossimo anno... ci metteremo anche del nostro prima di scegliere qualche calciatore, prima è giusto che parta capire, dalla società, non ma molte volte questo non succede, ci si affida ed è giusto affidarsi, però molte volte l'occhio anche di persone che hanno un'esperienza di vita, un'esperienza di azienda possa essere importante per una tutela, non perché non ci si fida dei propri collaboratori. Chi ci rimette in prima persona se le cose vanno male è soprattutto il presidente, il presidente, no? Ma e tutto il suo staff. Lo staff, ma io credo anche i tifosi, anche perché tifosi, assolutamente. Noi l'unica cosa che chiedo il prossimo anno, sicuramente le critiche costruttive a me piacciono molto, e se bisogna fare delle critiche costruttive per crescere, io ci sto, perché questo... gioiello che abbiamo creato, cioè la C unica, credo che di squadre ne sono solo 60 di province. Adesso c'è stata la scrematura, no? Ne sono tante, e se siamo tutti bravi, la piazza, noi tutti, voi la giornalisti, stata, tutti, e su certi errori ci si parla, ci si sta vicino e non sempre puntati con il dito così. Perché molte volte chi vedete, i politici a fine mese percepiscono chi 1.000 euro, chi 5.000, chi 20.000, chi 10.000. Anzi, 1.000 e ci siamo tenuti bassi. E quindi se noi qualche volta li critichiamo perché sbagliano, anche perché prendono i soldi anche nostri, perché noi paghiamo le tasse, giustamente quei soldi. E quindi una piccola critica va anche fatta, perché è così. Ma chi caccia i soldi? E sentirsi massacrato, dovete capire, no, chi me lo fa fare? Dovete capire una sola cosa, e ve lo dico adesso, che siamo in un momento di euforia, e quindi giustamente e si è massacrati sia dall'opinione pubblica, dalla stampa, dalla famiglia, tutti i momenti, tutti i minuti, perché la famiglia dice: ma chi sti fa? Chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? E tutto il resto. A un certo punto, se si esagera troppo, ognuno di noi ha un limite di sopportazione. Quando si supera quel limite, credo che se poi si lascia tutto e ci si ricorda, dice: ma Tizio, cazzo che grande presidente, però non ce l'abbiamo più. Allora io voglio fare questo tipo di esempio. Cioè oggi tutti quanti, perché una C unica, ragazzi, è un patrimonio di tutti. Io a Teramo sono solo, non è che qui, anzi proprio adesso voglio anche dire che io sono aperto a qualsiasi soluzione, se qualche altro imprenditore teramano, perché io lo voglio teramano, perché a me piacciono, io penso che chi è della propria terra sicuramente c'è più affezione verso quello vero, che vero, fa, specialmente nel calcio, perché qui non è che c'è un interesse da parte mia, come succedeva una volta, dice: adesso il comune mi fa fare 100 appartamenti, e allora posso investire, è finito questo discorso, perché poi dopo 2 anni
le squadre fallivano, non c'erano più presidenti. Certo. Oggi, se qualcuno si vuole avvicinare, io sono non disposto, porte aperte, apertissime, e non voglio un grammo di euro di tutto quello che c'è. Se poi ci sono imprenditori più importanti ancora di me, io gli voglio fare per 5 anni lo sponsor di maglia senza manco un problema. Quindi da parte mia, io oramai questi colori li ho sposati, sarò sempre il primo tifoso. Guardo al futuro. Guardo al futuro, ma per quello che noi possiamo fare, facendo bene tutto il resto, avere una buona squadra, cercare di fare il massimo, poi nella vita un colpo di fortuna, tutto quello che vogliamo. È una componente importante, anche, è vero. Se noi poi prendiamo altri esempi, Lanciano, o cioè, quindi... sì, tutta una serie di fattori che si combinano e possono portare. Possono succedere. E allora, facciamo una cosa, noi abbiamo un po' stravolto tutto, non abbiamo neanche fatto vedere i risultati, la classifica. Vabbè. Ma oggi è la giornata di festa, allora io vado avanti con la festa, poi i risultati li facciamo vedere dopo. Okay. In Piazza Marte, diceva Diego, poi domani sera durante Biancorossi, Andrea De Luiso sta ripescando anche le feste del passato, le grandi vittorie. Intanto andiamo in Piazza Martiri, perché noi c'eravamo. Guardate un po' andiamo che cosa è successo. Rientriamo in studio e allora abbiamo visto anche le immagini di festa, vediamo però tutti i risultati della giornata, altrimenti ci dicono chi segue la prima, la seconda, la serie D, fateci sapere cos'è successo oggi. E andiamo a vedere cos'è successo, dai. A te Jessica, poi vedremo il servizio del Teramo però. Prato Ascoli 0-3, Pontedera Barletta 3-1, Benevento Catanzaro 0-0, Grosseto Lecce 0-1, Gubbio L'Aquila 0-4, Salernitana Pisa 1-0, Perugia Viareggio 2-1, Nocerina Paganese a Tavolino 0-3 e ha riposato il Frosinone. Andiamo guardate che classifica a 3 giornate alla fine, solo una sale direttamente. Imperano a quota 59 il Frosinone e il Perugia, segue il Lecce a quota 58, L'Aquila 49, Catanzaro 48, a quota 46 abbiamo Pisa e Pontedera, Salernitana 45, Benevento 44, Grosseto 40, a quota 36 Prato e Gubbio, Viareggio 27, Ascoli 24, Barletta 21, Paganese 16 e c'era Nocerina con 10. All'ultima giornata Perugia Frosinone. Bellissima. Potrebbe accadere di tutto. Andiamo al campionato di seconda divisione. Complimenti all'Aquila che è praticamente. E non vorrei che succedesse che tra i due giganti vinca la terza squadra. Questo può anche accadere. Andiamo in seconda divisione, dove sono state oggi, possiamo dire, una già c'era stata, altre 3 promozioni, oltre al Teramo, la Casertana e il Foggia. Aprilia Castelrigone 3-1, Casertana Melfi 0-0, Foggia Poggi Bonzi 1-0, Gavorano Chieti 2-2, Isola Verde Cosenza 2-0, Martina Franca Versa Normanna 2-2, Sorrento Tutto Cuoio 2-0, Teramo Arzanese 1-2, Vigor Lamezia Messina 1-2. Andiamo a vedere la classifica.
Ricordiamo, le prime 8 sono promosse. Sì. Cosenza 54, a quota 51 abbiamo Teramo e Casertana, Foggia 50, Messina 48, Ischesola Verde 47, Melfi 45, Vigor Lamezia 40. E qui ci fermeremo, mancano 3 giornate, 4 disputano i playoff, i playout. Anche Melfi si può considerare... Sì, dentro diciamo. Ma dentro. Jessica, al momento qui comincia le altre 4 la bagarre, playoff. Sì, a quota 39 abbiamo Tutto Cuoio e Sorrento, a quota 38 Chieti e Martina Franca. Al momento sarebbero retrocesse invece. Sì, Aversano Ormanno e Aprilia sono a quota 37, a quota 34 seguono il Castelrigone e l'Arzanese, poi abbiamo Poggi Bonzi con 32 punti e chiude il Gavorrano con 29. Poi torneremo e commenteremo la classifica. Intanto... Rapidamente Serie D Eccellenza, così poi torniamo a parlare di seconda divisione. A te. Sì. Celano Marsica Olimpia Agnonese 1-1, Città di Giulianova Ancona 0-2, Civitanovese Materica 0-2, Fermana Miternina 0-0, Isernia Iesina 1-5, Recanatese Maceratese 2-0, Sulmona Renato Curiangolana 2-2, Termoli Vispesaro 1-0 e Fano Boiano a Tavolino 3-0. Qui mancano 4 giornate, sì. Mancano pochi punti all'Ancona per la promozione. Beh. Allora, l'Ancona ha 70 punti, segue il Materica con 60, Termoli 59, Maceratese 52, a quota 44 Città di Giulianova e Vispesaro, Iesina 42, Fano 41 e a quota 40 Celano Marsica e Fermana, segue a quota 39 Civitanovese e Recanatese, Sulmona 37, Olimpia Agnonese 36, Amiternina 34, Renato Curiangolana 23, Isernia 21, Boiano. Al momento retrocesse oltre al Boiano l'Isernia, sì, e l'Angolana, perché lo ricordo, lo spareggio terzultima, sestultima, quartultima, quintultima, ma tra l'Angolana e Sulmona non devono esserci più di 10 punti. Al momento ce ne sono 14, quindi e l'Angolana quindi sarebbe retrocessa. Chiudiamo rapidamente con l'Eccellenza, dove il San Nicolò ha già festeggiato, sì, ma c'è questo bel testa a testa, Avezzano-Torrese, per la disputa della finale di playoff regionale. E allora, Alba Adriatica-Capistrello 0-1, Altin Rocca-Rosetana 0-2, Avezzano Miglianico 2-0, Civitella Roveto Acquesapone 0-1, Francavilla San Nicolò 1-1, Pineto Montori 88 1-2, San Salvo Vasto Marina 0-0, Torrese River Casale 65 2-1, Vastese Virtus Cupello 3-5. Andiamo a vedere la classifica insieme. In vetta c'è il San Nicolò con 83 punti, Avezzano 73, Torrese 65, Capistrello 59, Vastese 46. A quota 44 abbiamo Miglianico e Alba Adriatica. Segue il San Salvo con 43 punti, Pineto 42 e con 10 punti di stacco, no, di più, di meno. Hai già tolto, sì, già dato. Sì, già l'ho tolto, con 7 punti di stacco, scusate. Francavilla con 39 punti. A quota 35 abbiamo Montorio Rosetana, Vasto Marina 33, Acquesapone 32, River Casale 65 31, Virtus Cupello 30, Alti Rocca 24 e chiude Civitella Roveto con 14. Ricordiamo che ora il campionato di Eccellenza si ferma, Trofeo delle Regioni e Pasqua, questo è un regolamento, sì, un po' assurdo, mancano 2 giornate, si blocca il campionato per 2 settimane. Aiuto. È una cosa incredibile, io penso agli allenatori, ai presidenti. Tutto. Presidente, quanto sono lontani questi giorni dell'Eccellenza? Sembrano anni luce, è vero? Ma sembrano anni luce, anche in quel periodo, vedi, molte volte non c'è negatività quando una squadra deve ripartire dal basso per poter poi ripartire pulita. Perché noi anche in quel periodo abbiamo ridato lustro a questi campionati, perché tante piccole cittadine, andava il Teramo, c'era il Pienone, hanno fatto tutte squadre importanti. E ricordo il Monte Silvano, tanto quell'anno, no? È clamoroso. Giusto, no? Quindi è stata anche quella un'esperienza positiva per tutti, perché anche vincere quei campionati è stato bello, è stato entusiasmante. Poi vincere di seguito, promozione, sì, eccellente, quello ancora meglio. Allora, facciamo così. Anche questa volta Andrea D'Aloisio mi dice che ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, tra poco li leggeremo. Prima di vedere Teramo Arzanese, vogliamo sentire un po' le interviste dei giocatori e allenatori e poi vedete come si chiude il nostro servizio di Paolo Marinucci, perché si commuove anche il presidente Campitelli. Sì, mi commuovo, sì, per una questione mia personale. Ah, personale, sì. Ok, va bene. Vediamo. Andiamo a vedere le interviste di Francesco Graduato e Paolo Marinucci. Ivan, per te che sei stato uno dei pilastri della Serie D, che quali emozioni provi ad approdare in Serie C unica? Ma è una grandissima emozione aver fatto tutta questa trafila dalla D alla C unica, una grandissima emozione. La cosa più bella è essere arrivato a questo traguardo un po' di partite in anticipo, purtroppo
peccato per la partita di oggi, magari ci poteva portare in vetta, ma siamo felicissimi per questo traguardo. Ci pensi al futuro? Sì, adesso finiamo queste tre partite, io sono legato qui un altro anno, quindi sto benissimo qui e spero che rimanga. Quindi Ivan Speranza sarà sempre un pilastro del Teramo anche nel prossimo campionato? Lo spero, ripeto, il contratto a me scade il 2015, quindi dovrei essere qui, salvo imprevisti, e dovrei rimanere qui, quindi lo spero alla grande. Marcello, quest'oggi è il completamento di un cammino che è iniziato alcuni anni fa dalla Serie D. Sì, assolutamente, l'impresa è fatta e nella gioia, perché comunque c'è tanta gioia, c'è l'amarezza di una partita che effettivamente non scende, perché comunque abbiamo perso una partita immeritatamente al massimo, probabilmente da domani riusciremo un po' a metabolizzare meglio quello che è stata, secondo me, un'impresa, quindi siamo felicissimi perché è stato fatto un grande lavoro. Cioè, quest'oggi è arrivato il completamento di un'impresa, il futuro però sarà sempre con la coppia Vivarini di Giuseppe, quindi ci sarà ancora tempo per migliorarsi. A noi dobbiamo migliorare in fretta, perché comunque oggi si festeggia e lo meritano soprattutto i tifosi, la città, perché ripeto, l'obiettivo è storico, il presidente, quindi la famiglia Campitelli e la famiglia Cimini, perché loro addirittura hanno, a differenza mia, hanno sofferto ancora di più perché sono ripartiti dalla promozione, io sono arrivato in Serie D, però io sono già al lavoro perché so che ci aspetta un campionato probabilmente diverso e quindi dobbiamo trovarci pronti. Mister, quest'oggi è arrivato il completamento di una grande annata. Sì, sì, siamo partiti con grande umiltà, con grande applicazione, con grande voglia, una squadra di ragazzi eccezionali che hanno lottato dal primo giorno d'allenamento fino adesso. È un coronamento, diciamo, di un percorso importante. Ci eravamo prefissato all'inizio dell'anno, quindi faccio i complimenti veramente ai giocatori perché hanno dato tantissimo, non siamo mai stati immischiati nella lotta alla salvezza, abbiamo messo sul campo tanta qualità di gioco, abbiamo sopperito magari a delle mancanze di giocatori, con una rosa dove sono stati tutti impiegati, dove chiunque veniva chiamato in causa veramente ha dato tutto per l'obiettivo. E quindi veramente dobbiamo essere molto contenti. Quando hai capito che la tua squadra ce l'avrebbe fatta? Ma guarda, abbiamo iniziato il campionato con tanti dubbi, con tante paure, con diciamo poche sicurezze. Man mano che si andava avanti ci si acquisiva personalità alla squadra, acquisiva sicurezza nelle giocate, si aveva qualità di gioco, si aveva disponibilità da parte di tutti nel lavorare in funzione dell'obiettivo di squadra, e io penso che già da subito, alle prime partite di campionato, avevo capito che potevamo far bene, anche perché abbiamo fatto un precampionato importante battendo squadre titolatissime come Salernitana, andando a Brescia, giocando con grande personalità, quindi è chiaro che lì già avevo capito che la squadra potesse fare molto molto bene. Il futuro ci sarà la conferma, c'è stata la conferma tua di Giuseppe, il Teramo comunque già ha messo i primi mattoni in vista del prossimo campionato. Ma guarda, bisogna sempre, io oggi ho un velo di tristezza, perché poi perdere non mi piace mai, dare continuità alle vittorie è la cosa che ci tengo maggiormente. È chiaro che anche adesso non è che ci poniamo degli obiettivi, però dei sogni sì, dei sogni. Adesso siamo a un passo dalla Serie B, perché il prossimo campionato saremmo vicini alla Serie B, quindi è chiaro che puoi sognare, però dobbiamo essere molto con i piedi per terra, quindi partita per partita l'obiettivo è quello di vincere sempre, perché a me piace vincere, la squadra piace vincere, soprattutto anche la società che ci tiene tanto a vincere, il presidente ha dimostrato quest'anno, almeno a me, perché voi magari già lo conoscevate, che è un vincente, che è uno che non sta a perdere e la pensa come me. Presidente, quest'oggi sconfitta indolore, il Teramo comunque è approdato in Serie C unica. Sì, la sconfitta mi è dispiaciuto tanto, ti dico la verità, perché ci tenevo, perché avevo parlato alla squadra questa mattina, perché sai, in questi ultimi tempi si sentono tante cose, e quindi ho voluto rassicurarmi che la squadra ci mettesse tutta loro stessa. L'ha fatto, non abbiamo vinto, mi dispiace per i tifosi,
Sono fantastici, non posso dire altro, e sono molto contento da dedicare questa grande vittoria a noi tutti e a tutta la città che ha sempre risposto. Dalla promozione alla Serie C, quali sono le emozioni di questa cavalcata? Ogni anno è Anche i duri si commuovono. Presidente, questa è stata l'immagine più bella, no? Te lo facciamo anche noi, l'applauso, perché è stata una bella. Adesso lo faccio tornare, non chiedo ovviamente perché l'emozione sono fatti personali, adesso lo faccio tornare alla normalità. Vivarini ha parlato di Serie B. Calma. Sì, però poi immaginate. Ecco qui fattore adesso. Immaginate che Luciano Campitelli, che si appresta a fare un campionato di C unica, secondo voi, conoscendo Luciano Campitelli, lui dice: io faccio, mi devo salvare. Intanto bisogna salvarsi. A me risulta difficile, invece apprezzo quello che ha detto prima, cioè stanno facendo tesoro dell'esperienza di questi anni, e apprezzo una cosa che ha detto e che dovrebbero anche apprezzare i tifosi. Spesso viene fuori che i presidenti che tirano fuori l'argent vengono criticati ingiustamente, e ha detto una cosa importante: poi quando vengono a mancare questi presidenti, non perché che si ritirano, si rimpiangono. Ecco, spero che a Teramo questo non succeda, perché è successo a Campobasso con Molinari, criticato, e poi quando è andato via non c'è più. È successo ai cugini di Giulianova con Quartiglia, ricordiamoci. Ecco, io spero che, proprio alla luce di quello che ha detto Luciano, che è veramente, ha dimostrato di essere un grande presidente, tutta la città si deve stringere intorno E allora, siccome abbiamo tanti messaggi, belli, spero, oggi la città ha dato una bella risposta, no? E sono sicuro che anche l'anno prossimo il Teramo sarà protagonista. Non posso pensare a un Campitelli. Certo, Aldo Fattore è tremendo, presidente. Lui dice la verità, io mi conosco, purtroppo c'ho il difetto. Però prima dobbiamo capire la C1, certo. Sì, Diego, infatti, già pensano. Stavamo parlando prima di fare un attimino i presuntuosi, dobbiamo prima capire voli pindarici. Punto tutto può accadere. Comunque, però, è importante anche il girone. Io voglio sperare che il Teramo capiti nel girone centrale, come era una volta. Quello credo che sia importantissimo, presidente. Ma io credo che sia bello anche per un motivo: cominciamo anche a vedere un po' di tifosi di altre città che vengono e che fanno il tifo, perché stiamo vicini, quindi poi sarebbe bellissimo mettere Lazio, Marche, Abruzzo. Questa tessera del tifoso sicuramente un pochettino si allenterà, perché qui dobbiamo riportare anche un po' di entusiasmo anche su questo, perché molte volte, a prescindere, qualche proprio scalmanato, ma in linea di massimo sono tutti ragazzi bravi che poi per pochi non possono pagare tutti. Allora, prima di vedere il servizio del Teramo e poi anche quello del Chieti, perché ci concentriamo anche sul Chieti, leggiamo i tanti messaggi. Leggiamo i primi 25-30 messaggi. Dai, Jessica, sono tanti bei messaggi. Hai letto lo striscione, presidente? I veri tifosi sono con te, Peter Pan. Ci scrive sempre Peter Pan, tutto l'anno. Sì. È uscito lo striscione contro stampa, istituzione, tu hai applaudito, presidente. Poi c'era Manoletto, che c'era Brucchi vicino a te. Io non è che ho applaudito, in parte hanno detto anche la verità, e io oggi non mi devo togliere nessun sanzolino, per un solo motivo: che io perdono sempre tutti, ho perdonato tutti, la stampa. Ma quando parlo di stampa non dico questa emittente, io ce ne ho una, parlo anche della mia, perché molte volte si è così, quindi. Ma possiamo dire che Teleponte ha portato fortuna, perché quest'anno era l'esclusivista del Teramo. Sicuro. L'abbiamo portato, stiamo già preparando, lo possiamo dire, per maggio, lo diciamo ai nostri tifosi, sul canale sportivo 638 vi faremo rivedere tutte le partite del Teramo, tutte e 34 in una maratona che Diego Di Felice Antonio seguirà in maniera attenta, anche perché c'era il tuo commento tecnico. Comunque lui ha detto una cosa importante prima. Vi ha fatto un appello: accetto le critiche purché siano costruttive. Sì, è molto importante. Leggiamo tanti messaggi, perché poi i tifosi si arrabbiano che non li leggiamo, ce ne sono tantissimi. Sempre Forza Teramo fino alla fine. E ancora, andiamo avanti.
Presidente, dopo lo straordinario 4 su 6 vogliamo superarci con incredibile 5 su 7, facci sognare. Conoscono Campitelli, andiamo avanti, vieni, Aldo, ragionano come te. Meglio i soliti 4 veri tifosi che non i 1000 gufi portoghesi, questo è Teramo, purtroppo, ci facciamo riconoscere per 10 euro, comunque sempre solo Forza Teramo, grazie a tutti, GP. Beh, oggi c'erano però tutti gli, gli ingredienti, dai, andiamo avanti. Anche la bella iniziativa di aprire la curva ai distinti gratuitamente. Buonasera, sono contento della promozione, ma non di perdere. Spero di arrivare almeno tra le prime 5, perché questa difesa fa pietà. Vincenzo da Pineto. Vuole vincere, Vincenzo, come Bravo, il presidente. Vincenzo. Vedi, il presidente è d'accordo. Grande presidente, complimenti per la vittoria del campionato. Mi ha fatto molto piacere per lei, che sta facendo molto per il calcio teramano. E ancora, grazie ancora per questi messaggi. Grande presidente, 4 promozioni in 6 anni. Non lasci mai il Teramo. Marco C. Marco C, grazie Marco per averci scritto. I miei personali complimenti al presidente Campitelli e a tutta la società del Teramo Calcio. La nota stonata è la sconfitta odierna e qualche smentita di troppo confermata dai fatti. E la promozione anche dei miei amici Zoira ed Aprile. Onore a voi tutti, Giancarlo Falconi. Bello anche questo messaggio, presidente, ma sicuro, no? Ma io l'ho detto l'altro giorno. Anche che lo possiamo tutti dire, so che tu possiamo... hai sempre avuto un debole per come per scrive Giancarlo, sì, assolutamente. Sicuro. No? È una persona intelligente, è una persona che stimo tanto, che sa tante cose che ho detto a lui personalmente, che non gli ha mai dette a nessuno, e quindi è un grandissimo professionista, e quindi molte volte da lui accetterei tutto, però credo che quando si va poi sul personale dispiace, ma non tanto a me, perché ognuno di noi deve pensare che alle spalle ci sono le famiglie. E la mia in questo momento è anche un po' particolare, e quindi ci tengo molto che tutti quanti rimarremo nel giusto concetto. Bello anche solo questo messaggio, onore a tutti voi. E onore anche, giustamente lui ha sicuro, citato anche due dirigenti come Zoro d'Aprile che hanno fatto parte anche loro. Zoro d'Aprile come tanti altri, come tanti prima altri. Siccome prima li ha ricordati Fattore, però, no? Quando è ripartito dalla promozione, però, da Valbruni in vorrei poi, dire una quanti. Cosa, cioè Valbruni non l'ho riconfermato. Zoe ed Aprile stavano col Teramo e hanno dato le dimissioni, quindi non è che io... Situazione diversa, è una situazione logico. Molto diversa, certo, quindi certo. Io non mi sarei mai allontanato da Massimo d'Aprile e da Zoira, che sono due ragazzi che stimo profondamente, ci si sente... E sono sicuramente i primi a gioire del Teramo che ha vinto. Ma sicuramente. Altri messaggi, andiamoli a leggere, perché poi abbiamo i servizi da far vedere. La C1 ormai è diventata realtà, adesso subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Presidente, caccia i soldi. Ecco, questa la nota, Presidente, caccia i soldi. No, perché fino adesso forse non ci li ho fatto. Tu, Preside, fai i fatti, non le chiacchiere come certi giornalisti criticoni che oggi sono saliti al carro. Pietro DF. Beh, noi sul carro ci siamo sempre stati, perché questo emittente è l'esclusivista del Teramo Calcio, quindi più di questo. E poi, Presidente, ci fa piacere che stasera sia qui con noi, e ringrazio per l'occasione sia Gianluca Scacchioli che Tonino Parnanzone, con i quali avevamo già concordato la presenza del Presidente. Questa sera eravamo fiduciosi più di Aldo Fattore, che stasera ci sarebbe stata la festa, insomma. Andiamo avanti, prossimi messaggi. Faccio i miei complimenti al presidente. Vieni a Giulianova e facci sognare. Saluti a tutti da un tifoso giuliese dagli anni Ottanta. Questa l'hai scritta tu da Giulianova, questo messaggio. Speriamo di fare quanto prima un altro bel derby, così facciamo una bella festa dello sport. Tutti posso, insieme. Posso dire sì. Una cosa che riguarda Teramo? Ma a voi teramani, dico teramani non solo Teramo città, ma la provincia di Teramo. Quest'anno era l'anno vostro, perché non solo avete vinto, avete stravinto in tutti i gironi. C'è sì. Stato, è allora, vero. C2. Allenatore Cappellacci Teramano, Teramo, San Nicolò. San Nicolò, assolutamente vero, sono d'accordo. E Martin Sicuro. E Martin Sicuro. Possiamo dire che c'è un'altra Teramana, la Torrese, seppure una strada sarà difficile, però potrebbe lottare per salire in Serie D, sì. E sarebbe un successo incredibile. Delle cose voi le fate alla grande. Diego è contento, ecco, guarda anche questi messaggi. Aspetta che tra un po' arrivi il servizio del Chieti, poi non mi dire, io ti massacro fino alla fine con questo. Andiamo avanti. Dispiace, però insomma, a te. Presidente, per l'anno prossimo prendi Ferraioli, è di Teramo, è fortissimo, ha giocato con la Spezia in Serie B. Dagli una possibilità, a costo zero. Noi ragazzi di Teramo, dell'Abruzzo, saranno i primi a essere selezionati per far parte del nostro gruppo. Ottimo questo. E andiamo avanti, ancora messaggi.
Presidente, vederti a Teleponte è bellissimo. Oh, questa è bellissima questa cosa. Ma è stato anche a Natale, abbiamo fatto gli auguri. Sì, io a Teleponte sono sempre venuto, quando mi hanno invitato, siamo sempre stati... quindi non faccio il presidente del Teramo e come presidente del Teramo vado in tutte le trasmissioni sportive e se qualcuno mi invita. È stato con noi a Natale, è stato con noi questa sera. Se mi invitano io mica posso. Noi però l'abbiamo invitato il presidente, no? Sì, assolutamente. Sapendo che c'è un emittente ti fa molto onore. Sì, assolutamente, ma sarebbe assurdo se fosse il contrario, no? Io sono, se rivesto un ruolo, quel ruolo non può essere prescinde assolutamente emittente o non emittente. Ma questo presidente certe volte è difficile da far capire. Però noi l'abbiamo capito. Bravissimo. Lo deve capire. Bravo. Ancora altri messaggi, andiamoli a leggere. Campitelli ha ragione, da vendere, ma occhio agli acquisti di Giuseppe. Però ne ha fatti tanti giusti di Giuseppe. Ma di Giuseppe non lo possiamo criticare, perché con Di Giuseppe abbiamo vinto due campionati. Insomma, infatti. Un secondo posto l'anno scorso e poi Di Giuseppe noi parliamo spesso e credo che alla fine chi firma i contratti dei giocatori sono io e quindi se Di Giuseppe è talmente bravo a combinare dei disastri vuol dire che io non sono all'altezza di fare il presidente. L'ha detto anche infatti all'inizio. Ancora qualche altro messaggio, so che ce ne sono tanti, ma vai. Bravo presidente, non ti curare delle chiacchiere, un vero teramano ti ringrazia, forza Teramo. Bene così, prossimo messaggio, grazie. Buonasera, finalmente torniamo nella casa grande. Tutto ok, ma il pubblico meritava un rispetto maggiore. Vincere con una sconfitta non è edificante. Ultima cosa, i cambi operati a 10 minuti non hanno molto senso. Gabriele Sturba. E questo è il punto di vista di Gabriele che salutiamo. Poi il presidente l'ha detto, mi sarebbe piaciuto vincere anche al presidente. Noi, comunque volevo dire, noi anche con l'Ancona perdemmo l'ultima domenica, anche con la festa. Poi non dimentichiamo una cosa, che l'Arzanese oggi era l'ultima spiaggia, insomma. Se avesse perso oggi... Avrebbe squadra poi. Avrebbe detto giù al campionato, insomma, c'è una differenza lì veramente di stimoli, di obiettivi. Andiamo avanti. Da ex biancorosso aquilano faccio i più grandi complimenti al Teramo e ai suoi dirigenti. Ci vediamo il prossimo anno sul campo, Sergio Pedrilli. Grazie Sergio Pedrilli, che lo salutiamo. Diego. Grazie. E ancora andiamo avanti. Presidente, portaci ecco in Serie B. Via, cancelliamo questo messaggio. No, scusaci Mirko. Grande presidente, uno di noi, insieme per continuare a vincere. FM, grazie. Ancora qualche altro messaggio? Un bravo a Bucchi per non aver avuto paura a tirare il rigore. Poi si può anche sbagliare, ma la stima rimane. No. Giusto così. E ancora, altro messaggio. Presidente, sei il numero uno, ti voglio bene. Ciao Mirko. Un altro Mirko in questo caso. E ancora, altrimenti ci... Un grandissimo ringraziamento alla società e al presidente Campitelli, a tutti i giocatori e un grazie a Benedetto che è una persona speciale, Tiziano e Gabriella. Grazie, allora io mi devo fermare con i messaggi, mi dicono che ce ne sono un quantitativo industriale. Dobbiamo far vedere questi due servizi, il Teramo e il Chieti. Vogliamo vederlo perché andiamo i tifosi del Chieti purtroppo oggi forse un punto preso ma che vale pochissimo contro un Gavorrano praticamente retrocesso. Era tornato Di Meo, poi voglio sentire... I nostri ospiti, situazione difficilissima. Ha ripreso valore quel punto però alla fine. Ha ripreso valore. Lamezia per la partita di oggi è successo quello che succede sempre. Gol sbagliato dal Teramo. Sì, bravo. Gol segnato. Vediamolo, dai, chiamiamo i due servizi. Allora, andiamo a vedere Teramo Arzanese, per noi c'erano Andrea De Loise e Giancarlo Rapagnà e a seguire vediamo il Gavorrano Chieti, terminata 2-2. Il Teramo torna nella terza serie nazionale dopo 7 anni di assenza. I biancorossi, pur sconfitti in casa contro l'Arzanese per 2-1, tornano quindi nella terza serie nazionale e fanno festa con i propri tifosi. Squadre al centro del campo prima della sfida con i saluti di rito, curva con tanti spettatori presenti grazie anche all'ingresso gratuito da parte della società nel settore distinti e curva, un buon pubblico proprio per assistere alla sfida tra Teramo ed Arzanese. Calcio d'inizio a favore del Teramo, ma la prima azione proprio per l'Arzanese che dopo solo 120 secondi perviene al vantaggio grazie a San Domenico. Conclusione dalla destra del numero 10 dell'Arzanese e vantaggio da parte dei campani. La gioia da parte dei giocatori dell'Arzanese con San Domenico che ha realizzato il gol del vantaggio. Al 16esimo ancora l'Arzanese ci riprova sempre con San Domenico che si invola sulla corsia di destra, poi è Speranza che in anticipo
l'anticipo chiude in corner. Al 27esimo ancora l'Arzanese, prima conclusione di San Domenico che viene respinta, poi seconda conclusione di Perna con palla che termina alta. Per vedere il Teramo in attacco bisogna attendere il 31esimo minuto, punizione da parte di Dinas con Fiori che alza sopra il trasversale. Poi al 33esimo minuto giunge il gol del pari per il Teramo con Di Paolo Antonio che vince un rimpallo, conclusione da parte del giocatore teramano e gol del pari. La festa da parte dei giocatori teramani sotto la curva. Al 40esimo ci riprova ancora il Teramo con una conclusione di Di Paolo Antonio, palla che termina fuori. Tutta qui la prima frazione, con le immagini di Giancarlo Rapagnà andiamo al secondo tempo. La prima conclusione al 9° minuto è a opera di San Domenico, palla che termina fuori. Al 10° minuto ci riprova ancora l'Arzanese con un'azione pericolosa in area di rigore, sbroglia la retroguardia teramana. Poi all'11esimo minuto si rivede il Teramo con Fiore che si accentra, va alla conclusione, palla che termina fuori. Passano 9 minuti, al 20esimo minuto ci riprova il Teramo con la conclusione di Di Paolo Antonio su assist di Bucchi, va a respingere Caso. Poi al 20esimo minuto ghiotta occasione per il Teramo, Masullo per Casolla, pallonetto di quest'ultimo, palla che termina oltre la trasversale. 22esimo minuto, ancora Di Paolo Antonio su punizione, colpo di testa di Bucchi, palla che termina fuori. Poi in classica azione di contropiede al 23esimo minuto giunge il vantaggio e il gol partita per l'Arzanese con il nuovo entrato ex Aquila Umberto Improta che mette il sigillo sulla vittoria dell'Arzanese al nuovo stadio comunale di Piano Daccio. La reazione del Teramo si vede al 31esimo minuto con un colpo di testa di Speranza in appoggio per Bucchi, va a chiudere Fiori, estremo difensore dell'Arzanese. 32esimo minuto c'è l'espulsione per doppia ammonizione di Caso che lascia anzitempo in inferiorità numerica la propria formazione sul rettangolo di gioco di Teramo. Al 37esimo minuto punizione di Di Paolo Antonio, va a parare Fiori, l'ultimo brivido e sussulto dell'incontro giunge al 45esimo minuto di gioco con un fallo commesso in area di rigore, il direttore di gara concede la massima punizione al Teramo, proteste da parte dei giocatori dell'Arzanese. Alla conclusione va Bucchi che dopo aver fallito il rigore a Ischia fallisce anche il rigore contro l'Arzanese, ma è tempo di festeggiare, c'è tempo quindi soltanto per i festeggiamenti da parte dei giocatori del Teramo, della dirigenza biancorossa insieme ai loro tifosi con la vittoria del campionato, o meglio l'approdo proprio nella terza serie nazionale dopo la sconfitta contro l'Arzanese. Saluti e festeggiamenti quindi al termine della sfida del Teramo proprio con i propri tifosi. Prosegue la scia senza vittorie del Chieti, ormai arrivata a ben 7 gare. I neroverdi infatti non vanno oltre lo zoppicante 2-2 in casa del Gavorrano, rischiando addirittura di lasciare ai toscani l'intera posta in palio ed evidenziando come il controavvicendamento in panchina tra De Patria e Di Meo non abbia prodotto i frutti sperati. Un nuovo pareggio, il terzo consecutivo, che serve a poco visti i risultati di giornata e rappresenta l'ennesima occasione persa dai teatini. Qui non è bastata una grande prova di Marco Guidone, davvero l'ultimo ad alzare bandiera bianca, autore sia del provvisorio vantaggio che del pari in pieno recupero, che nel mezzo sullo 0-1 ha colto anche una traversa che avrebbe potuto cambiare il destino del match. Assolutamente bocciato invece Antonio Gaeta, che ha rimediato un'espulsione evitabilissima pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Alla prima del suo ritorno sulla panchina neroverde, Di Meo opta per il rispolvero del suo classico 4-2-3-1, dirottando un po' a sorpresa De Giorgi sulla corsia di sinistra di difesa per dare spazio a Bagaglini sulla destra e scegliendo la Selva per la fascia destra di centrocampo. Primi minuti di gioco che vedono leggermente più intraprendente il Gavorrano, con il Chieti che al contrario preferisce attendere cercando di ripartire. I primi minuti comunque non offrono grandi occasioni, dobbiamo andare al 16esimo quando l'ex di turno Guitto guadagna un importante calcio di punizione dal limite. Al 16esimo, come detto, arriva questa battuta che sicuramente costringe Robertiello, come vedremo dalle immagini, ad un intervento tutt'altro che facile, forse facilitato anche dal palo. Pericolo dunque sventato per la formazione del Chieti e neroverdi che cercano in qualche modo di reagire. Lo fanno al 19esimo con questa conclusione da fuori che però finisce alta sopra la traversa.
In pratica, con il passare dei minuti non si registrano grandissime occasioni da gol. La formazione del Gavorrano prova a farsi vedere nuovamente dalle parti di Robertiello, ma la difesa del Chieti è comunque attenta e non corre alcun pericolo. In questo frangente la retroguardia è meno brillante, ma in ogni caso il Chieti si salva come può. Con questa punizione però a due in area di rigore l'ingenuità è abbastanza evidente. La conclusione del giocatore del Gavorrano non trova però lo specchio della porta deviata da un giocatore del Chieti. Quando meno te l'aspetti però arriva il vantaggio della formazione teatina al 43esimo, guardare per chiedere. Cross basso di La Selva, il portiere Scano forte esce ma non blocca e Guidone, appostato nelle immediate vicinanze, realizza 0-1. Tifosi di casa assolutamente increduli. Il Chieti prende vigore e chiude così il primo tempo sullo 0-1. Nei primi minuti della ripresa i toscani però cercano in qualche modo di rifarsi, anche se, come si evince dalle immagini, le vere occasioni, quelle più importanti, quelle che potrebbero chiudere il match, sono ancora una volta di marca nero-verdi. La più importante arriva esattamente al 60esimo, ancora Guidone, vicinissimo al raddoppio, traversa piena per lui. Gol mangiato, gol subito, come spesso accade nel calcio. Minuto numero 63, difesa teatina che dorme e il giocatore Tempesti calcia a rete a botta sicuro. Robertiello nulla può, 1-1. I teatini cercano di riportarsi subito in avanti, ma al 70esimo accade ancora una volta quello che non ti aspetti. Gaeta, da poco in campo, rimedia un cartellino rosso assolutamente evitabile, finisce sotto la doccia insieme al dirigente e accompagnatore Vincenzo Greco. Per il Chieti è davvero notte fonda, entrambe le formazioni capiscono che il pareggio non serve assolutamente a nulla. Arriva questa conclusione da fuori che buca la porta del portiere Robertiello e Matteo Cacciagli che realizza il 2-1. La forza della disperazione comunque premia i neroverdi. Al minuto numero 92 arriva infatti l'incredibile pareggio. Tra pochi istanti, come vedremo dalle immagini, la formazione del Chieti, dopo aver rischiato nuovamente di capitolare con questa conclusione bloccata dal portiere Robertiello, riesce a trovare il pari. Il calcio d'angolo è di Rossi, si accende una mischia. Guidone con una zampata riesce a segnare il 2-2, riaccendendo all'improvviso le speranze di vittoria del Chieti, che però rimangono tali. Allo scoccare del 94esimo minuto l'arbitro, apparso comunque non soddisfacente, manda tutti negli spogliatoi. Per il Chieti un'altra occasione persa, per il Gavorrano si spalancano le porte della Serie D. Eccoci in studio. Diego, abbiamo visto il servizio Gavorrano-Chieti, ci sono stati degli errori, il portiere del Gavorrano sul primo gol, anche il Chieti però sul gol del, diciamo così, del pareggio, insomma, qualche colpa c'è. Sì, ma le colpe che si porta dietro da diverse domeniche, il Chieti si sta facendo male da solo, perché aveva inanellato quelle 6 partite consecutive, cioè io te lo dissi, ma avevo qualche titubanza perché non mi convinceva la squadra. Perché la devo squadra dire, per onestà intellettuale, tu l'hai detto quando il Chieti stava vincendo. Sì, perché io la vedevo proprio giocare, l'avevo vista a te, una squadra fatta di centrocampisti con poca fantasia. Fuori casa, bene o male, i punticini prende. E quando che deve fare la partita in casa, che incontri squadre chiuse e ci vogliono i palleggiatori, gente, ecco, che va dentro. L'allenatore. Vedi, ecco, l'allenatore sì, non sa, se non c'è un Dimas, se non c'è gente così, se non c'è un Bucchi buono quando stava bene, chiaramente. Però c'è giocatore, Guidone che ha fatto sì, comunque ma è un giocatore legnoso, nelle movenze. Ma vedere la classifica. Porti in progressione, perché gli spazi, con le difese chiuse. Soffri. Mancano 3 giornate. Deve fare 9 punti. Se deve fare 9 punti, anche le altre ci provano. Vediamo un attimo la classifica, la commentiamo anche col presidente. Allora, abbiamo detto Potenza, Teramo, Casertana, Foggia, Messina, Ischia e Melfi, possiamo dire sono tutte dentro, no? L'ultimo posto se lo giocano Lamezia, Tutto Cuoio, Sorrento, Chieti, Martina, fermatemi, Aversa e Aprilia? Mi fermo qui. Tutto è possibile, sì. Poi Castelrigone e Arzanese che cercano di inseguire un posto nei play-out. Al momento mi dice Francesco Graduato che l'ultimo posto nei play-out è del Chieti, ma domenica c'è Chieti Martina, giusto? Chiedo alla regia. Chieti Martina. Chieti da dentro Martina. Fuori, dentro fuori. Dentro fuori. Sì. Come la vedi, Presidente? Come la vedi la situazione? Martina qui a Teramo mi ha impressionato molto, quindi per il Chieti sarà un osso duro. Il Chieti se vuol puntare deve vincere per forza. E quindi si mette in una posizione normale. Beh, con 3 punti già migliorerebbe tanto. Sì. Io sai che conosco la piazza di Chieti, voglio fare una preghiera ai tifosi di stringersi intorno, fare corpo unico con la squadra e società, poi le critiche le lasciano all'ultima partita, perché sarebbe
drammatico per il Chieti non entrare nella C, perché sarebbe anche un duro colpo per Bellia, perché onestamente fa tanti sacrifici. Tu lo sai che io al Chieti sono abbastanza legato. I tifosi devono in questo momento mettere da parte tutto e aiutare la squadra. Come restringiamoci dopo, attorno alla squadra per tre partite, poi all'ultima, se c'è da contestare, bene, si contesta. Contestino pure dopo. Assolutamente. Diego, di quelle squadre sotto al Chieti, ne vedi qualcuna, sì, pericolosa? Ecco, io perciò vedevi la classifica, sì, con un certo interesse. Il Chieti c'è la possibilità, perché c'è una squadra che l'anello debole, lo sta dimostrando, è il Lamezia. Ah, tu addirittura guardi l'ottavo, sì, posto. Sì, perché quello di Lamezia anche oggi ha perso in casa. Domenica ha perso qui da noi, delle squadre ultime che sono venute la peggiore. Perché io vedo purtroppo il Chieti c'è un concorrente forte, il Sorrento di Simonelli, perché è una squadra che a Teramo è piaciuta. Sorrento. Quelle che sono sotto al momento, però, Aversa, Priglia, Castelrigone, che domenica affronterà il Teramo, tra l'altro. No, io penso che un posto c'è. Chi se lo prende non lo so, ma il Vico Lamezia secondo me cala ancora. Ah, tu quindi guardi, sì, ancora, sì, nell'ottica dell'ottavo posto, non sì, perché solo. Io l'ho detto in tempi non sospetti. Ci può arrivare. Fare, perché sì, era piazzato bene in classifica, sta facendo un po' la fine del Castelrigone, no? Che se non ti ricordi, sì, sei domenica fa sembrava boom. E Lamezia sta facendo comunque, la stessa. Diego, cosa. Io sono d'accordo con te. Per me vedo per l'ottavo posto favorito, spero che sia il Chieti, ma vedo favorito il Sorrento. Il Sorrento. Chiedi deve vincere domenica. Io dico ottimo, che se vince domenica. Io faccio il tifo per tutte le squadre del sud. Quindi tutto cuoio, spero che vada sotto così. Sì, e poi speriamo il Chieti in quella. Questo così ci sono tutte, sì, tutte squadre meridionali, il Teramo del girone B, giustamente, sì, mi sembra anche. E faccio il tifo anche per il Perugia in C1. Io ve la faccio una domanda secca, chi lo vince il campionato secondo voi, Frosinone, Perugia o Lecce? Io spero il Perugia. Perugia, ultima giornata, Perugia non voglio neppure immaginare quel Perugia-Frosinone che cosa possa essere, la penultima bellissima giornata, partita. Sa, è la penultima? L'ultima, credo. L'ultima, riposa il Frosinone o no? L'ultima, mi confermo l'ultima, Frosinone riposa dopo. Frosinone l'ultima partita. Ah. L'ultima Perugia-Frosinone, però e se accadesse quello che ha detto Aldo, tra i due litiganti? Spero di no. Spero di no, gol. Noi dobbiamo fare il tifo per anche il Perugia. Perché per il Perugia così se ne va, no, e resta ma, un'altra, no, tutto ma, studiato. Per un semplice motivo, l'allenatore del Perugia è pescarese, è abruzzese. E quindi sì, tutta una pesca. Io sono per l'Abruzzo. Io pure. Questo quindi, sicuramente. D'accordo. Quindi. Tanti messaggi, ne abbiamo letti prima oltre 30, leggiamone altre 20, poi abbiamo ancora una decina di minuti. Ci saluteremo con i nostri ospiti e con la Serie D, ma vediamo ancora, speriamo di proporvi anche i gol dell'Aquila. Vai, a te. Caro Presidente, ti ringrazio per aver fatto ritornare nella C unica. Tu dici sempre che vuoi fare primo, ma sti giocatori secondo te vogliono fare primi? Secondo me no, perché oggi una bella platea allo stadio, farsi prendere in giro la possibilità di arrivare primi oggi, che ha perso pure il Cosenza, non è bello per il pubblico che c'era quando ce n'era, anche se era gratis. Comunque grazie. Io la penso come te, quindi. Quindi l'ha già detto, dice, la penso assolutamente. Domenica bisognerà tenere la concentrazione alta, si va sul campo del Castelrigone che avrà motivazioni diverse, ma è una squadra in grande difficoltà. Ma io credo che i calciatori si devono mettere in mente una cosa, che rischiano che ci rimangano pochi a Teramo. Quindi, avete sentito? Cioè, questa è importantissima, questa cosa. È una minaccia. No, però sono d'accordo. No, è una cosa. Il Presidente ha detto che ci tiene a stare. Ci sono intelligenti, se cosa vogliono fare. Io mi sono sempre comportato in un modo corretto nei loro confronti, lo faccio tuttora, c'è un premio se loro arrivano al primo posto, si può ancora fare, c'è tutta la possibilità per poter anche perché c'è lo scontro diretto all'ultima giornata, no? Credo che la squadra sa cosa deve fare, se poi fanno come stanno facendo adesso, rischiano che poi il prossimo anno in prima persona sicuramente ce ne saranno discorso pochi, chiarissimo, messaggi ancora tanti, tantissimi. Grande Campitelli, forza Teramo, ora l'obiettivo è passare in B, forza Presidente. È fattore ride. Grande comunitario. Posso fare una è colpa domanda. Tua, Aldo. Posso fare una domanda alla Campitelli? Sogni un Teramo Taranto, bella questa. Posso fare? Bella. Questa è storica, no, questa partita. Posso fare una domanda? Dimmi. In questi 5 anni di successi? Sì. Sei. Se uno tornasse indietro, qual è l'errore? È cattivo. Che non Aldo è cattivo. L'errore, è l'unico errore è togliere Cifaldi. L'ho detto, lo ripeto, spero che prima o poi torni a lavorare vicino a me, perché credo che lui abbia un debito nei miei confronti. No, io ho un debito, lui ha un credito nei miei confronti, io ho un debito nei suoi confronti, perché oggi il Campitelli di oggi non rifarebbe quella pazzia.
Lì ero ancora, avevo pochi consiglieri, ma... Presidente, posso dire una cosa? Io lo conosco bene perché abitava nello stesso palazzo mio, la palla gliel'ho messa in mano io quando era piccolo. L'ho incontrato diverse volte, ci è rimasto malissimo, ma non me lo dice però, sempre. Però anche la missione del Presidente è bella. Comunque, questa. Ti fa molto onore, ti faccio un applauso. Ma... Presidente, ti faccio un applauso, scena aperta, ti fa molto onore. Questo io assolutamente sì, sempre d'accordo. Assolutamente. Mi segnalano dalla regia, giustamente per precisione, domenica in prima divisione ci sarà Lecce-Frosinone, tra due domeniche Frosinone-L'Aquila e all'ultima Perugia-Frosinone. Quindi, bel menù. Il Frosinone è il più che rischia. È quello che rischia di più, anche perché Frosinone-L'Aquila, oggi L'Aquila ha giocato benissimo, deve andare a giocare a Lecce. Poi gioca fuori casa L'Aquila, che fuori casa è molto più pericoloso. Frosinone rischia seriamente anche di arrivare terzo. Comunque, comunque Ciofani del Frosinone gli piacerebbe. Ecco qua, iniziamo a fare calcio mercato. Se devo essere sincero, se devo esserti sincero, è già stato venduto, perché se no Ciofani era il primo giocatore che andavamo stasera era uno dei primi rimporti. Sì. Messaggi, andiamole a leggere, forza. Complimenti Luciano, Gino Iacchini. Lo salutiamo. Grazie Gino, sei un mitico. Anzi, ne approfittiamo per invitarlo in una delle prossime puntate, Presidente Iacchini. Andiamo avanti. Grazie Presidente, ci hai regalato uno spicchio di storia. Adesso guardiamo con ottimismo al prossimo anno. Marco Matteucci. Grazie a Marco Matteucci che ci scrive sempre. Dopo due anni mi sono ritrovato a suonare i tamburi, cosa che ho fatto sempre, e a parlare ai giocatori a fine partita negli spogliatoi. Stupendo, Mauretto. Grazie Mauretto, bello, vero? L'abbiamo detto all'inizio, molto bella. E sì, dopo 20 anni di matrimonio mi sono rassegnata. Mio marito ama più il Teramo Calcio che me. Eh vabbè, questo ci... Presidente, non è che è la moglie, non no? Non è che sia sua moglie, no? Non è che sua... è la signora Teresa, no? Potrebbe anche essere. 20 anni e di più. Di più, ok, va bene. Ancora, andiamo avanti. Prossimi messaggi. Poi se mi fate segnale, ecco che. Okay. Grazie Presidente per quello che hai fatto per il calcio a Teramo. E ancora. Buonasera, complimenti per la promozione, davvero meritata. Poi volevo dire al Presidente che adesso un paio di ragazzi della Beretti si possono incominciare a buttare nella mischia. I vari Pomponi, Lucchesi, De Gigi, eccetera. Grazie, in bocca al lupo. Ma vedi, il signore ha ragione, ma io non lo potrò mai dire, perché a quel punto mi vado ad assumere troppe responsabilità. Se il nostro allenatore decide per fare questo, noi siamo felici, ma siccome in questo momento vogliamo arrivare ancora primi, ecco. Per noi è troppo importante arrivare primi. Scusa se lo interrompo, ma questo è un campionato proprio che non si possono mettere i giovani, perché con 8 promozioni e 8 recessioni non è un campionato normale dove tu ti assesti in mezzo alla classifica, non esci, non sali e fai giocare i giochi. Qui se stai lì vuoi ambire al primo posto. Ma poi c'è il primo posto lì, insomma. Andare giù. Quindi, tra l'altro possiamo dire un primo posto, calendario alla mano, fattibile, atipico, perché il Teramo affronta un Castelrigone che sia a motivazioni ma a grandi difficoltà. Un Messina che verrà a giocare qui a Teramo già promosso e poi la sfida col Cosenza l'ultima giornata. Bravo. Quindi insomma, ci si può provare a fare l'unplay. Ancora messaggi, facciamo così, facciamone altre 10, poi basta, perché altrimenti... E ancora. Presidente, grazie di tutto quello che fa per la Teramo Calcio. Continui così. Noi veri tifosi siamo tutti con lei, Domenico. E ancora, grazie Domenico. Presidente, forza Canzano. Tra l'altro, proprio al lavoro impresa, Presidente, nella giornata di ieri abbiamo avuto un'altra eccellenza del territorio di Canzano, la dottoressa Susanna Ciminà, che è un'altra eccellenza, quindi vuol dire che Canzano in questo momento tira fuori parecchie eccellenze. E ancora. Nei paesi la cosa più importante è l'umiltà, che è quella... E anche questa ragazza ne aveva tanta da vendere. Quella cosa che Canzano è veramente un bel paese, un gioiellino. Poi c'è il tacchino, quindi insomma, quella fa la differenza. Non solo il tacchino, c'è anche le buone virtù a maggio. Eh no, le virtù sono teramane e teramane, però non iniziamo a cambiare. Qui mi metto di impegno, vabbè. Poi dico, tacchino e virtù, tutte e due. Andiamo avanti, altri messaggi. Gran Campitelli, forza Teramo. Grazie, grazie per i messaggi. Grande Presidente, hai ridato orgoglio e dignità a questa città e ora puntiamo alla B. Questa B che ritorna. Questa B. Vai, vai. Presidente, devi mettere i calzini rossi e così abbiamo anche noi un Rossi. Un Rossi, ancora. Mai. Rossi comincia così, Ferraioli ha giocato con la Primavera dello Spezia, ma non in B, ed è stato rimandato a casa perché non filava dritto come si conviene. Dopo una breve parentesi di ritorno a San Nicolò, senza aiuti, ora è a Bellaria, senza acuti. Di Paolo Antonio Scipioni, invece, altra pasta, veri professionisti. Complimenti, Presidente, e forza Teramo. Eh sì, Di Paolo Antonio Scipioni sono due ottimi giocatori, ma non è che Ferraioli, questo esclude che possa essere un bravo ragazzo. Che è un 94, che mi sembra, quindi che...
c'è margine di crescita. Se più teramani ci sono in circolazione, sicuro, meglio è, sicuro. Assolutamente. Cioè. Ancora qualche altro messaggio? Mi fate un segnale se abbiamo i gol dell'Aquila, altrimenti facciamo vedere. Ma sui due gol che ha preso il Teramo, secondo me si potevano parare facilmente. Il secondo sì, il secondo... Comunque devo dire, il Teramo ha avuto anche alcune occasioni nitide. Sì, però il secondo gol che ha preso il Teramo, secondo me, si ne parlavo con un certo signor Stefanelli, che è un vostro... Sì. Roberto Stefanelli, sì. Ecco, Roberto Stefanelli, io ero d'accordo con lui, sul secondo gol forse c'era io da farlo. E andiamo avanti. Intanto voi non ve ne accorgete, ma... Campitelli e Diego Di Feliciantoro stanno anche parlando di giocatori, di mercato. Stanno facendo la campagna acquisti. Si sente tutto dal microfono. La campagna acquisti. E ancora, andiamo avanti. Con questo ci fermiamo, va bene la regia? Ciao, sono Alessandro da Pescara. Non c'entra niente con il calcio, ma leggetelo per favore. Abito solo con mia madre. Mio padre non c'è più e lei si è operata. So che il presidente è una persona sensibile e mi piace tanto come persona. Se mi potesse aiutare a trovare un lavoro, la ringrazierei per tutta la vita. Grazie. Alessandro, noi il messaggio l'abbiamo letto. No. Faremo in modo, in qualche modo, di metterti in contatto con il presidente. Sì, voi il numero di telefono ce l'avete, passate a me e io lo chiamo. Allora, ci piace che chiudiamo con questo bel messaggio. Allora, dobbiamo pazientare qualche minuto perché probabilmente c'è il servizio dell'Aquila, così ci salutiamo con quel servizio. Vi chiedo, Serie D, l'Ancona l'ha vinto il campionato, giocherà col Teramo il prossimo anno, no? Vediamo un attimo la classifica, rapidamente ve la faccio giusto vedere un attimo, perché io non mi soffermo sui playoff di Serie D, perché per me sono qualcosa di assurdo, non servono a nulla. Questa è la prima divisione, ok? Poi appena sarà pronto l'Aquila ne parleremo. L'Aquila comunque nei playoff, complimenti, e speriamo possa andare avanti il più possibile. Giovanni, bisogna fare i complimenti a Pagliari perché... Assolutamente, un campionato grandissimo. Vediamo un attimino anche la Serie D, perché voglio un giudizio rapidissimo dei nostri ospiti. Dicevo, playoff che non contano praticamente nulla, Giuliano va salvo, Celano quasi salvo. Purtroppo sotto ci sono Angolana, Miterrina e Sulmona, e il rischio concreto che scendano due abruzzesi c'è. Presidente, quando accade non è mai bello, no? Allora, io penso innanzitutto che... squadre come Boiano o altri tipi di non fanno bene al calcio, che no? Non fanno bene assolutamente al calcio, quindi credo un'altra cosa importante, che oggi le squadre che da 70 a 21 c'è una grossa differenza di punteggio, devono stare in certi gironi squadre che possono mantenere la categoria e che possono anche non far salire il campionato. Quindi molte volte torniamo alla nocerina. La Lega sapeva che la nocerina non era e non poteva stare in quel posto. Per quale motivo è stata ammessa? Così qui, cioè, oggi il calcio va un po' ristrutturato, bisogna abbassare i costi, perché i costi quando sono troppo elevati non vanno bene per nessuno. E fare cose serie, altrimenti sono campionati troppo falsati. Anche perché dice bene il presidente, è una banalità, il Boiano ha vinto una sola partita contro l'Angolana, ha tolto 3 punti all'Angolana. Okay. Quei 3 punti può oggi... Può darsi che c'erano delle altre squadre che stavano meglio come a livello di società e non sono state ripresentate. Concorda pieno. Soprattutto la cosa un po' assurda del Boiano non è un accanirsi con questa solidarietà, no, addirittura non ha pagato neppure la tassa di iscrizione. Ma ad esempio il Boiano, è incredibile, per, Boiano, no? Per non dire... Sì, sì. Però, presidente, capisci che non pagare neppure la tassa di iscrizione vuol dire che i controlli non sono stati fatti minimamente. Giusto. E qui vorrei anche dire un attimino, dare una tiratina di orecchie anche ai politici, perché credo che quando si ha bisogno in una città come Teramo, parliamo come esempio, e il Teramo in difficoltà perché può darsi che quel presidente da solo non ce la fa più. E qui ci vuole molto la forza del papà della città, che è il sindaco, dove non deve tirare, dici ma io che me ne frega, no. E così fanno i politici. Fanno così, no, lui, chiunque esso sia in qualsiasi città, certo, deve prendere in mano la situazione. Questo tanto le strade non li fanno, i soldi non ce li hanno, cosa devono fare queste persone? Almeno avere la forza di cercare di fare i gruppi e... salvare il nome di quella città. Quella, questa è la politica che oggi bisogna fare, perché altrimenti non va bene, perché se il Boiano ha fatto quella fine, sicuramente il presidente ce l'hanno messo per è forza. È mancato il supporto, insomma. Ma non è solo il Boiano, ma no, ce ne sono tanti, se il Boiano è l'emblema, perché l'abbiamo sempre. A livello abruzzese, il Sulmona. Ma cosa si mette a fare? Il Sulmona.
Allora, quando si dice, scusami, poi ci salutiamo col servizio del Giulianova. Quando si dice, ma il Sulmona adesso è arrivato il senatore qua, cioè qua ci vogliono persone locali, più persone locali. Ecco perché lì il sindaco di Sulmona deve prendere, dice chi ci sta qui come imprese che possono mettere X, Luciano, Giovanni, Camille. Allora, il sindaco in primis deve anche scomodarsi, riunire. Si scomodi anche da andare da un'impresa e dice dai 10.000 euro, certo, perché ne hanno bisogno, invece stanno dietro le poltrone. Questo non lo accetto. Perché come noi facciamo. È successo anche a Teramo, è un sociale, qualche anno fa, no? E quindi anche lì chi comandava in quel periodo si deve assumere la responsabilità che qualche errore l'ha fatto. Lì è stato fatto molto, però c'è stato qualche elemento non di troppo. Non è stato fatto molto. Lo sai che cosa è stato fatto? Purtroppo, che tutti chiacchierano e nessuno fanno quello che faccio io, perché io a fare uno sponsor ci vado di prima persona, perché poi sì che se mando il mio agente, lui vuol vedere la faccia del presidente. Per me scomodarsi, per me è fare una brutta figura, diretto, per me significa però, per come sono io, che sono una persona umile, e gli do anche importanza se mi dà qualche cosa per il termo, non per me, perché per me posso mangiare a casa mia. C'è un ero rapporto per diretto con uno sponsor. E così però devono essere i sindaci. Tanto oramai essere, che ci stanno a fare? Cioè non hanno soldi. Dice, almeno devono almeno fuggere almeno da collante. Si devono impegnarsi per fare da collante e per poter far sì che in quella città che porta il nome di quella possa squadra possa andare avanti. Ho fatto un piccolo esempio. Assolutamente. Può essere anche sbagliato, ma io la penso così. Io la penso così. Noi siamo arrivati alla fine. Oggi nella festa del Teramo. Io vi dico questo: alle 21.30, dopo Game Over, praticamente dopo pochi minuti, potrete vedere la partita Teramo-Arzanese. Ci sono anche delle immagini di festa. Subito dopo, molti ci vedrete in replica dopo la partita. Domani mattina alle 7, prima di tutto, si parlerà di Serie D, si parlerà dell'Aquila, ma si parlerà ancora del Teramo. Domani sera, puntata speciale di Biancorossi dedicata al Teramo. Ci sarà Marcello Di Giuseppe. Sì, sì, e vi faremo rivedere alcune immagini anche molto belle di feste anche del passato con Andrea De Luisi e Bibiana Pignotti, ma adesso noi ci salutiamo ovviamente. Posso vuoi aggiungere qualcosa? Una cosa, non gli parlare di Serie B, favore. No, no, proprio Serie B, a Fabio Mignini gli ho detto prepara l'anno prossimo un salto abbastanza. Ecco, che allora è Aldo Fattore che fomenta. E va bene, ringraziamo i nostri ospiti. Fabio Mignini avvisato. Ringraziamo per essere stati con noi Aldo Fattore. Buonasera, grazie. Luciano Campitelli. Grazie. E Diego Di Felice Antonio. Grazie. Prima di salutarci ci saluteremo col servizio di Giulianova Ancona, di Roberto Marchione della Publivideo. C'è una dedica speciale, Presidente, per questa vittoria. Alla mia famiglia. Che ci sta seguendo. Sì, sì, sicuro. Complimenti ai tifosi del Teramo. Assolutamente. Buona serata a tutti, serata. Ci vediamo domenica. Domenica prossima 19.30 con Game Over. Buona serata. Finta interna per 2-0 del Giulianova ad opera della capolista Ancona, che però deve rimandare i festeggiamenti per la promozione anticipata. Risultato bugiardo per una gara comunque piuttosto equilibrata e giocata per lo più a centrocampo, con un Ancona che ha avuto il merito di essere più cinico e di sfruttare meglio gli episodi. Pronti via e al secondo minuto assist di Tavares per Bondi, che dal vertice sinistro dell'area lascia partire un gran diagonale rasoterra che si insacca all'angolino opposto per lo 0-1. La replica del Giulianova al 14° con una conclusione centrale di Puglia. Ancora Ancona pungente al 28° con una fuga di Tavares sulla destra e traversone basso verso Degano, che viene anticipato in scivolata al limite dell'area piccola. Proteste giuliesi al 36°, sfera in profondità in area per Nanci che stramazza a terra a contatto con Cacioli, episodio più che dubbio, ma il signor Sassoli di Arezzo decide di ammonire per simulazione l'attaccante. Nella ripresa Ancona nuovamente a segno nei minuti iniziali, al 5° tiro cross di Degano su azione d'angolo e sul secondo palo tutto solo Capparuccia insacca lo 0-2 nonostante il tentativo di parata in extremis di Melillo. La gara scivola via con poche vere emozioni e l'ultima vera opportunità è al 28° per l'Ancona con Cacioli che in spaccata non trova la porta su assist di Bondi. Ascoltiamo ora mister Alessandro Monticciolo del Giulianova e mister Giovanni Cornacchini dell'Ancona. Dopo 3 minuti Bondi ha fatto un gran gol, però avevamo preparato la partita con un 3-5-2, abbiamo continuato a giocare, ci è mancata un po' di profondità all'inizio
e quindi non siamo riusciti bene con gli attaccanti, anche perché ho sacrificato Maschio, che è un centrocampista centrale, a fare l'attaccante, che abbiamo solo Sorrentino, che è un attaccante esterno, non è nemmeno una prima punta. Però abbiamo fatto di necessità virtù, comunque niente da dire, i ragazzi hanno dato tutto, l'anima. Sono contento di quello che hanno dato, perché ci eravamo detti che non, al di là del risultato, che secondo me l'ha determinato gli episodi, però la prestazione c'è stata. Mi sembra che i ragazzi si siano comportati molto molto bene, una vittoria molto onesta, insomma, sono contento di questo, perché la prestazione c'è stata. È una vittoria molto molto importante, sì, siamo tutti molto contenti. Non so di quanto tempo può essere rimandata, l'importante è che arrivi. Mi sembra che noi si sta facendo bene, dai, dovevamo vincere, non dovevamo pensare a nient'altro. Infatti pensavo e sapevo che probabilmente insomma, sarebbe stata ancora lunga, insomma, perché noi, il nostro compito l'abbiamo fatto anche in maniera molto, molto bella. Però sapevamo che le altre potevano vincere, quindi così è stato. Ma va bene così. L'importante è fare dei passettini anche piccoli, ma cercare di arrivare all'obiettivo il prima possibile.